78 a 77, un risultato che numericamente può non dire tanto, ma che invece dice molto per chi ha assistito alla partita amichevole disputata ieri sera. La Fortitudo Agrigento ha battuto sul proprio parquet quello del Palamoncada il Capo d'Orlando, ribaltando l'esito della prima amichevole fuori casa del 23 agosto scorso. I ragazzi di Coach Gianni hanno saputo tenere testa agli avversari orlantini che disputeranno quest'anno il campionato di dilettanti. A dare grande entusiasmo il primo quarto, in cui il parziale di 27 a 12 ha dato netta ragione ai biancazzurri contro un'orlandina con il freno a mano tirato, così come è successo nelle altre due amichevoli di precampionato. Parità o quasi nei due tempi successivi e poi calo nettissimo per gli agrigentini nell'ultimo quarto, nel quale il Capo d'Orlando li affonda con un parziale di 21 a 9. Nonostante l'andamento altalenante del tabellone, quel che è emerso è che i ragazzi di Ciani sembrano aver recepito e messo in atto gli schemi del coach biancazzurro. Diversi cambi di giocatori che hanno dato respiro al quintetto base della Fortitudo, e se di qualcuno in particolare si deve parlare, sicuramente a dare un grosso contributo sotto canestro è stato il pivot David Pennisi, con 19 punti all'attivo. Senza dimenticare l'ala Albano Chiarastella, che non è passato inosservato. Molti gli agrigentini appassionati di basket accorsi al Palamoncada per seguire la propria squadra anche in amichevole, applaudendo e incoraggiando la nuova formazione biancazzurra, e quasi certamente molti di più saranno presenti alla partita di ritorno con la Virtus Racalmuto sabato pomeriggio prossimo.